La scuola in Toscana ripartirà lunedì 14 settembre. Lo ribadisce la regione dopo la diffusione di voci sull'inizio il 15, che è il termine ultimo indicato dal governo. Ma in Toscana la campanella suonerà il 14, al fine di garantire la didattica per l'intera settimana. Mancano dunque 23 giorni al ritorno in classe. Intanto a Firenze è cominciata ieri la consegna al comune degli 819 nuovi banchi richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado. I primi banchi ad essere recapitati sono quelli destinati alle classi che non hanno in corso i lavori di adeguamento avviati dal comune per garantire il distanziamento. Le prime consegne sono quindi partite ieri alle scuole secondarie di primo grado Guicciardini e Manzoni, che avevano richiesto entrambe 24 banchi tradizionali e 24 sedie, e proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle altre scuole. In tutto sono stati richiesti al comune dalle scuole primarie e secondarie di primo grado fiorentine 549 banchi tradizionali, 250 banchi a trapezio, che servono per far mettere i ragazzi in cerchio mantenendo la distanza di 1 metro, e 20 postazioni smart, che verranno utilizzate in alcune aule dagli insegnanti al posto delle cattedre in modo da occupare meno spazio. Il tutto per una spesa complessiva di circa 93.000 euro, finanziati con fondi di PON. Ogni scuola può inoltre aver richiesto in autonomia altri banchi al Ministero oltre a quelli richiesti al Comune. In base alla tabella di marcia è prevista la consegna di tutti i nuovi arredi richiesti al Comune entro l'inizio dell'anno scolastico.